Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video e questo sarà il video che mi avete richiesto sulla room tour di Alessandro, quindi il video sulla stanzetta di Alessandro. È già ormai un paio di mesetti che non dorme più in camera con noi e quindi vi faccio vedere la sua stanzina. Parto con il farvi vedere la stanzina. Allora, salendo le scale, qui abbiamo appunto il bagno e a fianco c'è la stanzina di Alessandro. Qui ho la mia adorata felce che spero sopravviva e poi qui c'è la nostra cameretta. Allora, questa è la visuale che avete quando entrate nella cameretta. Allora, non fate caso al vestito appeso, ma mi sono trasferita qui a stirare. Così posso tenere d'occhio Alessandro adesso che ha iniziato a gattonare in giro. Amore, chi è che ha acceso la lucetta? Lì ha la sua felpina che metterà questa sera. E questo è appunto il lettino che adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Allora, lì di lato ragazze vedete la zanzariera. Se non vedete più Alessandro è perché mi sono accorta montando il video che la telecamera non mi ha registrato metà pezzi. E quindi lui è già giù in cucina che mi dà una mano a montare il video e sono tornata su un attimo a registrare. Abbiamo appunto la zanzariera, poi c'è a fianco qui questo qui che vedete è una specie di paracolpi con il carillon annesso, che è appunto questo qua, è della Clementoni, è carinissimo, ha tutte le lucine che si illuminano, canzoncine registrate per mezz'ora. Potete registrare la vostra voce, io infatti gli ho registrato mamma, papà, così imparo un attimino a sentire le parole. Ha la copertina con gli orsetti un po' più pesantina visto che è venuto freddo e ha il corredino di Winnie the Pooh, come potete vedere. Il cuscino, questo qua che vedete, è un cuscino anti-reflusso che ho acquistato al Carrefour e ce l'aveva anche più piccolo, identico, solo che era a metà per la culla. E l'ho pagato, mi sembra, attorno ai 20 euro, sia uno che l'altro. E poi lì c'è la giostrina con le pecorelle, che se voi girate qui, adesso ho messo il blocco, finché giro, la fate partire, ha le pecorelle che girano e il carillon. Questo qui è il braccialettino che avevo in ospedale quando l'abbiamo operato, all'angioma appunto, ed è applicata qui ed è fissata qui con questa vite di plastica, è molto sicuro, quindi anche se lo tira non succede nulla. Qui a fianco ho il fasciatoio e sia il letto che appunto avete visto qui sia il fasciatoio non li abbiamo acquistati, ma sono di Manuel, sono quelli che utilizzava lui quando è nato, quindi sono dei reperti, ma sono in ottime condizioni, molto solidi, sono meravigliosi. E abbiamo appunto qui il fasciatoio e siccome i genitori di Manuel non hanno voluto sapere se era un maschietto o una femminuccia, avevano preso tutto con i colori sia rosa che azzurrini, ecco il perché del rosa. Qui sopra ho messo questo telino per il cambio con la plastichina sotto della Naf Naf che ho acquistato su showroom privé, mi pare, l'ho pagato pochissimo. C'è appunto il fasciatoio che poverino anche lui ha i suoi anni ed è un po' aperto qua, ma fa niente. Sotto c'è la vaschetta da mettere appunto nella vasca per fare il bagnetto. Sotto ancora ci sono due ripiani dove riporre i vari oggetti. Io qui ho i pannolini, la cremina per il cambio che ho fatto io, è la pasta Hoffmann che ho fatto io. Lì a fianco la crema e la calendula di Veleda, le salviettine per il cambio, un telo della Fissan monouso, poi abbiamo il cotton fioc, un sacchettino con altra crema dentro. Dietro c'è la bocciona di Fisiologica per i lavaggi nasali. Io prima acquistavo, aspettate che vi zoomo, io prima acquistavo quello della Narinel, le soluzioni della Narinel, che è semplicemente acqua fisiologica, però ti fanno pagare 10 euro 20 flaconcini, quando con mi sembra 2 euro, meno di 2 euro vi prendete il boccione di Fisiologica, basta che usiate una siringa monouso e piano piano lo potete utilizzare nella stessa maniera, solo che vi costa meno di un decimo, ecco.
Sotto invece, in quel marasma là che vedete sotto, c'erano tutte le scarpine di Alessandro messe in ordine, che lui ha abilmente buttato all'aria. E poi ho altre bustine con vari campioncini, della mustela e quant'altro. Lì a fianco ho la cesta con i suoi indumenti, che tengo separati dai nostri, che come potete vedere devo attaccare la lavatrice perché è piena. A fianco ho messo il mangio pannolini della Tommy Tippi San Genic. Sopra, quello che vedete sopra, la gocciolina che vedete sopra, è un deodorante, quello da ambienti, perché se, anche se trattiene gli odori, tutto quello che vuoi, d'estate con il caldo sanno un po', c'è un po' di odore, insomma, quindi ho risolto con quel semplice deodorante. Poi, sopra al San Genic, ho questo metro che Manuel deve ancora appendermi ad altezza, che ha regalato mia nonna ad Alessandro ancora quando ero incinta, e i profiletti della cameretta, come potete vedere, hanno tutte le macchinine di Cars. Queste non le abbiamo messe noi, le abbiamo trovate così, si vede che la famiglia che c'era prima aveva appunto un maschietto. E poi qui c'è la porta finestra con la tenda, che adesso vi faccio vedere. Poi ho tirato giù la persiana per farvi vedere appunto la tenda, sempre con Cars. Eccola lì. E lì c'è anche un piccolo terrazzino. Adesso chiudo la porta e vi faccio vedere l'armadio. Allora ragazze, questo è l'armadio, che non è altro che l'armadio che avevamo appunto nella casa vecchia, nel corridoietto, con la specchiera. Lì, come vedete, ha alcuni giochi. Adesso ve li faccio vedere nel dettaglio. Qui ha appunto questo contenitore per i giochi che gli ha comprato mia nonna, e dentro ci sono un bel po' di giocattoli che utilizza. Appunto adesso c'è il pallone di Ikea che gli abbiamo comprato. Poi cosa c'è qua? Un orsetto che gli ha regalato mia mamma per Pasqua, questo cuscino fatto a mano e altri appunto giocattoli. Poi questi sono i giocattoli della palestrina che aveva giù ma non ha mai usato un granché. E poi qui ha il cavallo ad ondolo che fa i versi, e anche il galoppo dall'altra parte, mi sembra. Eccolo qua, ha il galoppo. Questo qua l'ho trovato a 39,90 € al Trix ed è eccezionale. C'ha il peletto, è molto molto carino. Qui per terra appunto c'è un tappeto, e a fianco c'è il tappetino con i numerini. Vi faccio vedere un attimino anche l'armadio. Questo, ragazze, è l'armadio di Alessandro. Allora, lassù ho le cose da spiaggia, le borse di riserva di Alessandro, e poi qua ha un sacco di vestitini. Allora, di qua, queste qui sono le canottiere, dietro ha le magliette con le maniche corte, qui ha le camicette da fighetto, lì dietro ha alcune felpine, qui ha delle magliette in cotone con le maniche lunghe sempre da fighetto, e qui ci sono i vari pantaloni corti, jeans un po' più bellini. Qui sotto abbiamo lì a fianco i body canottiere, e dietro quelli con le maniche lunghe e le maniche corte. Qui abbiamo i pigiamini, dietro le bavaglie, e qui ha delle tute un po' più grandine, per quando sarà un po' più grandino, e dietro ancora quelle invernali. Dietro alle scatole della nonna box ho delle copertine in pile. Allora, nella scatola sopra ho i calzini, invece nella scatola sotto ho alcune scarpine che gli andranno bene quando sarà un po' più grandino. E infine sotto ho degli scatoloni dove metto i vestiti che non gli vanno più bene o che mi sono stati prestati, e poi lì sotto, lì in mezzo, di solito metto anche le ricariche della San Genic. Allora, dentro allo specchio ci sono alcune cosine mie, degli asciugamani eccetera. Allora, sopra il mobiletto ho voluto mettere il carillon, quel carillon bellissimo che vi faccio appunto vedere nel dettaglio.
che gli è stato regalato per il battesimo del mio titolare. È un bellissimo carry-on che ha appunto i cavallini, la musichina, la tendina a righe bianche e azzurrine, e i cavallini hanno appunto i profiletti, come potete vedere, d'argento. Dietro lì ci sono delle scarpine portafortuna che gli aveva regalato mia mamma dentro alla torta di pannolini. Qui a fianco ho una scatolina con tutti i confetti. E il fiocchetto azzurro bellissimo che non ho voluto aprire, che è appunto un regalo di battesimo. Sì, sono i confetti del battesimo di una mia amica che appunto ho conosciuto al corso preparto. Qui a fianco ho voluto mettere quattro conchiglie, visto che adesso dovrebbe essere estate, e lì a fianco c'è l'altro regalo dell'altra mia amica conosciuta al corso per il battesimo del suo bambino, che è nato lo stesso giorno di Alessandro, e lì ci ho messo una foto di Ale. Poi dietro ho una piccola abat-jour di Ikea, e dietro qui ho un altro metro dell'Oral-B. Allora, poi non guardate il baccano che c'è nel divano, ma appunto mi sono trasferita qui a stirare così posso controllare Alessandro adesso che va in giro Ho due dappertutto. Sì, assi, quella della Foppa Pedretti qui e questa invece che è aspirante, con cui mi trovo benissimo a stirare. Il quadro che ha ricamato mia mamma, appunto croce, con la scritta appunto Alessandro. E a fianco c'è un altro piccolo carillon. È un'icona con la Madonna e Gesù Bambino d'argento che gli è stato regalato sempre per il battesimo. Poi sotto qui ho un divano bello grande dove dovrebbero esserci solamente i due orsetti e i tre cuscini e la copertina appunto di Ale, perché se ha freddo ho un'altra copertina lì. Invece ho lo scaldasonno che ho appena tolto dal letto. Sì, lo so, siamo ad agosto e io l'ho tolto adesso, che fra un po' è ora di rimetterlo, ma comunque va bene, che appunto ho lavato e devo mettere via nell'armadio. Poi lì appunto ci sono i cuscini di Indira e Sheila, e la scatolina blu che vedete è un altro regalo del battesimo di Ale, ed è un bellissimo album che mi ha regalato mia nonna. Adesso ve lo faccio Questo è vedere. appunto l'album, ha la cornice d'argento, qui potete mettere qualsiasi foto voi vogliate, io per il momento ho messo questa ma voglio cambiarla, e poi si apre così e ci sono tutte le prime pagine, hanno tutte i quadratini dove mettere alcune foto, tipo questa sono arrivata oggi, quindi quella della nascita, qui c'è la mia famiglia, i miei nonni, le mie prime pappe, il mio primo bagnetto, il mio battesimo, e io ho già messo appunto una foto, e guarda come cresco, ecco, è una cosa che devo completare, ma devo recuperare un sacco di foto di Alessandro, e quindi per ora l'ho lasciato un attimino. Bene ragazzi, questa è appunto la cameretta di Alessandro, e niente, spero che vi sia piaciuto, che se avete qualche idea, sì, amore, vi sta salutando, ciao ciao. Se avete qualche idea da condividere, qualcosa che cambiereste, che sposteresti, io sono felice di sentire i vostri consigli, insomma. E noi ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao! Ciao!